Ciao Bethesda.it, Dune Part 2, ho visto Dune Part 1 in Sala Grande a Venezia in anteprima mondiale con accanto Luca Guadagnino che dormì per quasi tutto il film, alla fine era entusiasta, gli era piaciuto da morire. A me meno, forse perché ero rimasto sveglio, ma questa seconda parte mi ha colpito perché c'è il corpo scrocchiazzeppi, magrolino, carne e ossa, costole rilievo, vicino al Medio Oriente occidentale, che magari sa la differenza tra genocidio e crimini di guerra, a differenza di altri, però appunto Gali e poi Paul Atreides, cioè Chalamet è veramente quella stessa roba là, rispetto a quei coglioni della mia generazione che andavano in giro con la sciarpa dell'intifada e avevano i Porsche ovviamente, mentre Arafat accumulava del denaro come trappola di cristallo. Grande Steven De Souza diceva, e rispetto a quella gentaccia lì, noi abbiamo invece adesso figli del Medio Oriente, figli della cultura araba e del mondo arabo tra noi, no? Gali di origini tunisine, Mahmoud di origini anche egiziane per parte di papà, e quindi eccolo qua il collegamento pazzesco. Sì, perché Timothée Chalamet è dentro il Medio Oriente, è abbracciato dai Fremen frementi che gli dicono: sembra Brian di Nazareth uguale, la prima ora è Brian di Nazareth, peggio ovviamente. Cioè, sei il Messia, sei il nostro Messia. Paul non capisce niente, lo chiamano in 240.000 modi diversi. Lisan al-Gaib, Moadi Buzul, Paul, qualsiasi cosa. E io, da tolkieniano di merda, corrente anarco-comunista ovviamente di lettura, non posso prendere per il culo questa roba qui. Perché? Perché ovviamente ognuno ha i suoi. E quindi è un film di epiteti, la prima ora è tutto Brian di Nazareth, a un certo punto Paul parla proprio dei followers, anche quel capolavoro dei padri della comicità moderna già raccontava oggi l'orrore dei social, l'orrore dei followers, il neofascismo di adesso. E c'è in questo film, la prima ora appunto c'è Bardem che strabuzza gli occhi, è un Fremen fremente che gli dice: guarda, tu sei il Messia, tu sei il mio, non contrati un sacco, tu sei il Messia. Questo è Brandi Nazareth, però uguale. Chalamet ovviamente magrissimo, ha paura. Zendaya sembra che ha 10 anni nel film, ho visto il trailer del film di Guadagnino e Zendaya è donna, ho visto Dune Part 2 e Zendaya c'ha 10 anni, forse 6, vabbè. E in questo Arrakis con queste cose che si mettono sempre, le stormtrooper degli Harkonnen che sono più goffe, più ridicole e meno atte all'atto marziale rispetto alle stormtrooper che andavano a sbattere gli stipiti delle porte in Guerre Stellari, e sono ovviamente anche più brutte perché questa è tutta una fantascienza ovviamente più brutta, hanno delle palandrane nere agghiaccianti, poveracci, pure nel deserto d'Arrakis. Ecco perché forse se muovono così li puoi prendere in giro, vallì, gli dai la schicchera, sono proprio dei cretini totali. E Villeneuve li inquadra che arrivano tutti fighi e poi muoiono sempre. I Fremen in due, a proposito di intifada, in due con delle pietre, con dei sassi, li fanno fuori tutti. Ed erano